scappano, non trovano niente da mangiare, tanto è la miseria! Tanto da perdimento! Il fuoco! Ma sto gelando! Ma sto gelando! Se queste cuccagne vanno in casa, piuttosto cerchiamo di abbattere questo portone e andiamo nel cortile, forza! Ma intanto Gesualdo, è quello che stiamo cercando di fare! Ecco, con le chiacchiere o con le pietre, sangue da giù! Diego! E voi altri qua che state a guardare? Non guardate di essere chiacchi, date da fare, ma detto ciò! Cosa? Prendi la scuola da fare e la butto giù questo portone! Oh! Allora hai capito quello che sto detto? Santo, è santissimo! Giorno che mi è spuntato oggi, che io non avessi visto la luce del sole. Ma no, dobbiamo ragionare, ecco, dobbiamo ragionare. Questa roba dobbiamo ragionare, mentre noi ragioniamo, il fuoco si porta via la mia roba. Certo, tanto tu la tua casa ce l'hai lontana dal fuoco. Santo e santissimo. Oh, brasi! Ma che ci siano i ladri per davvero in questa casa? Mi faccio di volere qualcuno che voleva scappare su dal balcone. Ah, ma quale ladri? Oh, ma se lo dico l'ho visto io con i miei occhi, Ve lo dico io che cosa avete visto. Voi avete visto quel tisico di Don Diego. Ma ditelo anche voi altri su di un modo. Aspetta che ti faccio anche come carina. Giuda. Don Diego, Don Ferdinando, aprite! Secondo me, questore, sono tutte molto bruciate. Cosimo, Cosimo, arrivano queste scuole. Cosimo, ma siete venuti a vedervi lo spettacolo? Sì. Correte, correte a prendere questa scura, correte! Oh, santo signore! Sotto quella montagna di legno ci sono alcune fasce di legno e c'è ancora la trave da Valpreso che quel mammalucchio non sono riuscito a vendere. Ciao, vero, Gesualdo, vero, ma voi come gli avete permesso di fare, Quello che gli ho detto sempre io, ma io sono una sorella Speranza, non conto nulla, mi spadroni di lui, Don Gesualdo, avete visto che bel guadagno, fratello mio? Lasciatemi stare Speranza, che ne ho abbastanza di guai, anche senza la vostra predica. La mia predica? E come vi dà l'animo di parlare così a vostra sorella? Sangue del vostro sangue, il sangue che mi è seccato nelle vene per questa disgrazia. La nostra casa se ne andrà in fumo, la nostra roba si perderà! Oh, ma vai stanco, peggio delle bestie! E vieni a fare che chi sei adesso? Ma non avete chiesto da giacci, noi ho! Colpa vostra, che non avete voluto dargli ascolto! Finita! Finita di litigare! Con le cacchere non ti spegne il fuoco! Oh, sono rovinato, sono. Ah, che giornata è spuntata nella nostra casa! Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto! Gliel'ho detto mille volte anche io a quei due, non glielo voglio quella roba là! E mi diceva sempre che non c'è da preoccuparsi. Certo, tanto loro che fatica ce l'ho messo per fare la mia roba. Quell'altro disco di Fortinato, noi abbiamo le corti di famiglia, abbiamo la vita. Pazzi! Pazzi! Sono tutti pazzi questi trao, pazzi! Oh, pazzi! Preferisco morire di fame, piuttosto che vivere di salario. Peggio di un'esca, oh, con tutta quella legna, peggio di un'esca, sono rovinato. Certo che però, minchia, sarebbe una grande luminaria con tutta quella roba vecchia che fa fuoco, no? Capire che l'altro ieri non ci andiamo in magazzino, certo, che fatica ci avete messo voi altri per fare la mia roba, dopo vi faccio vedere che è rimasto in magazzino, dovete capire che l'altro ieri non ci andiamo in magazzino, e non c'è mai uno, come c'è quello per la gatta? Oh, viene pure il canone colume, così fa una bella preghiera. E ci vuole proprio una bella preghiera in queste case! Oh, dimenticavo! Viene pure l'avvocato fiscale, Così ordinano l'altra ragazza di buttare giù questo suo maledetto! Per non farmi ricorrere un reato! Così mi hanno detto! E mentre noi aspettiamo il loro comodi, il fuoco si porta via la mia roba!
Oh, sangue di Gesù! Io ho il cuore piccolo piccolo e questo mi dice di aspettare la preghiera, l'avvocato fiscale, la giustizia! Oh, ma così hanno detto, perché? E devo sapere! Thank you.